Le motivazioni fanno la differenza nel derby salvezza tra il San Nicolò e il già retrocesso Nero Stellati, giocato sul neutro del Mariani Pavone di Pineto. Nel suo ultimo derby stagionale, il San Nicolò archivia la pratica Nero Stellati con un netto 3-0 che non lascia spazio ad interpretazioni. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi un propositivo 4-3-3. I biancazzurri scendono in campo determinati e si fanno propositivi fin dai primissimi minuti, nemmeno 30 secondi dal fischio d'inizio dell'abruzzese Giorgio Di Cicco, che Liguori di sinistro all'altezza del primo palo spedisce di poco fuori. Sono le prove per la rete del vantaggio sannicolese, che si concretizza al quarto d'ora, quando lo stesso Liguori questa volta non sbaglia, insaccando alle spalle di Parente la rete dell'1-0. Galvanizzati dal vantaggio, i biancazzurri insistono e al ventesimo raddoppiano. Un ispirato Liguori svaria su tutto il fronte d'attacco per poi cedere la sfera a Bonta sulla sinistra. Il centrocampista rimette in mezzo nel tentativo di servire un meglio piazzato Moretti, ma uno sfortunato Giallonardo, entrato al tredicesimo per rilevare l'infortunato Bizindù, nel tentativo di spazzare in sacca all'interno della propria porta, spiazzando il proprio portiere per il 2-0. Nella seconda parte della prima frazione il San Nicolò controlla, mentre i nerostellati accennano la reazione con Onwuachi, che al 37esimo viene chiuso in extremis da De Santis. Lo stesso Onwuachi ha una bella intuizione al 42esimo, con il traversone a tagliare la difesa per lo scatto di Conè, che lambisce il palo destro della porta di Cannella. In avvio di ripresa, lo stesso Conè si accentra e tenta la conclusione neutralizzata dall'estremo sannicolese. Poi sale in cattedra il San Nicolò, che confeziona almeno 3 nitide palle gol in 7 minuti. Al quarto, ennesima discesa di Liguori, che imperversa sulla destra e serve sul palo opposto Giampaolo, che spedisce incredibilmente alle stelle. Al quinto, splendida la conclusione a volo di Cala, che si stampa all'incrocio. Poi, sul prosegue dell'azione, Bontà spedisce di poco oltre la traversa. Ora i teramani imperversano in lungo e in largo. Al sesto, Moretti in velocità fa la barba al palo. La supremazia dei biancazzurri si concretizza al decimo. Parente ci mette del suo per complicarsi la vita, con Moretti che lo supera e può depositare il tris a porta vuota, firmando l'ottavo sigillo stagionale e mettere di fatto la partita in ghiaccio. Al quarto d'ora il portiere pratolano si riscatta, compiendo un mezzo miracolo sulla conclusione ravvicinata di Liguori ed evitando così un passivo più pesante. Ultimo sussulto, la conclusione a botta sicura di Bontà, murata da Puglielli. Il San Nicolò fa il suo e guarda alla classifica nel tentativo di ottenere la salvezza diretta, evitando la lotteria dei play-out. Per i nerostellati, acquisito il verdetto della retrocessione, non resta che continuare ad onorare questo campionato, cercando di evitare l'ultimo posto nel girone. Mister Di Corcia, molto probabilmente ha vinto la squadra che aveva le motivazioni maggiori oggi. Sì, bravo, hai detto la cosa fondamentale del calcio: chi ha più motivazioni vince. Adesso è difficile dare delle motivazioni a questa squadra, però è anche vero che siamo fatti 3 gol da soli, quindi abbiamo sbagliato tanto, non ci abbiamo messo niente, è giusto così. Mister, appunto, adesso dove si trovano le motivazioni per finire un po' questo campionato, cercare di onorarlo nel migliore dei modi, come comunque state facendo? È difficile trovare motivazioni. Cerco di fargli capire che anche per loro arrivare penultimo non è una gratificazione, però può essere qualcosina anche a livello mentale per quanto riguarda l'orgoglio personale, oppure mettersi in mostra, cercare di fare le ultime 2 partite, le ultime 3 partite, come avevo chiesto oggi, di farle bene anche per loro, per mettersi in mostra e farsi vedere. Solo quello, su quello possiamo giocare. Siamo a 3 punti, abbiamo uno scontro diretto a Fabriano, cerchiamo di fare una buona partita la prossima. E ci giochiamo l'ultima partita con loro, vediamo un po' se riusciamo a fare almeno penultimo. Si scherza con mister Fabio Montani, si diceva come si sta in 3 su una sedia, come si sta mister? Scomodi, però no, a parte gli scherzi dai, dovevamo vincere questa partita e avevo previsto che non sarebbe stato facile, l'ho cercata di preparare in tutti i modi con i ragazzi, perché la pressione ce l'abbiamo. Giocavamo contro una squadra che non aveva niente da perdere, quindi partita molto complicata. L'abbiamo vinta bene e continuiamo nel nostro percorso per questa salvezza. Mister, questa partita, lo dicevamo, non ha avuto storia, avete dimostrato comunque grandi motivazioni e superiorità in campo oggi e ovviamente adesso bisogna vedere gli altri risultati come si combinano. Lo sapevamo, lo sappiamo,
e noi dobbiamo andare avanti, lavorare, giocare domenica dopo domenica, poi a fine partita ovviamente andiamo a vedere quelle che fanno le squadre che stanno giù sotto con noi, però noi sappiamo che il nostro percorso non è guardare le altre, ma vincere tutte le partite. E poi vediamo il 6 di maggio quello che sarà. Siamo consapevoli, ripeto, già più volte che lo dico, della percezione del pericolo, che potremmo fare anche i play-out. E la mentalità deve essere quella come quella di oggi, come quella di San Giusto, come quella con l'Avezzano. Poi vediamo il 6 maggio dove arriviamo.